Senigallia ha trovato morto il 15enne che si era allontanato da casa con la pistola del padre. Il corpo del giovane è stato recuperato in un casale di campagna, aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. 19enne di Acqualagna, disperso da domenica pomeriggio, avviate le ricerche, i vigili del fuoco stanno setacciando la diga del Furlo, dove è stata ritrovata l'auto del ragazzo. Zanzara Tigre, a Pesaro un nuovo intervento di disinfestazione nella zona mare. Nella notte tra martedì e mercoledì si interverrà in tutte le vie comprese entro la statale Adriatica 16. In calo le denunce per gli infortuni sul lavoro. Nel pesarese si registra una controtendenza rispetto ai dati regionali e nazionali. Il presidente ANMIL Fausto Nuzzi invita comunque a non abbassare la guardia. Al via i lavori di riqualificazione della Fontana della Fortuna di Fano. Gli interventi dureranno circa 6 mesi per un costo complessivo di 250.000 euro. Albero di Natale in piazza 20 settembre. Il comune di Fano è alla ricerca di un abete e lancia un appello alla città. La Smart System Essence Hotels debutta vittoriosamente in casa, liquidando Macerata, Rieti Amara per la Carpegna Prosciutto, la Vis riagguanta il Pineto ma al sorpasso non riesce. Fanno calcio a segno nel debutto al Mancini, mentre l'Alma è raggiunta nel finale dall'Atletico Marino. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, sono terminate questa mattina nel più drammatico degli epiloghi le ricerche a Senigallia di un 15enne che si era allontanato dalla casa del padre nella serata di ieri armato di pistola. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita in un casolare a Montignano, periferia sud della città. L'allarme era stato lanciato proprio dal genitore che aveva allertato le forze dell'ordine. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco hanno perlustrato il territorio già nella notte. Questa mattina sono stati utilizzati anche l'elicottero della polizia e i droni dei pompieri che hanno setacciato le frazioni di Marzocca e Montignano, dove si pensava che il giovane potesse nascondersi. In tarda mattinata la tragica conferma che il giovane si era tolto la vita. Le indagini ora puntano a far luce sui motivi di tale gesto, partendo dall'ambito familiare per arrivare a quello scolastico. Dopo aver concluso il primo anno in un polo tecnico, aveva infatti cambiato indirizzo di studio per approdare all'istituto alberghiero. Davanti alle scuole c'erano questa mattina delle pattuglie per evitare che potesse entrare armato. La legale della famiglia, l'avvocato Pia Perricci, ha dichiarato all'ANSA che Leonardo subiva atti di bullismo, veniva preso in giro con frasi volgari e pesanti. Di questo si era confidato con i genitori e ha dichiarato anche che la madre ha presentato denuncia ai carabinieri, indicando anche i nomi dei ragazzini che lo deridevano. Di ciò non erano informati i dirigenti scolastici, che confermano di non aver mai registrato alcun episodio di bullismo nei suoi confronti. È una grande tragedia per l'intera comunità, ha commentato il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, una triste vicenda che ci lascia sgomenti. Invece nella zona di Sant'Anna del Furlo sono ancora in corso le ricerche del 19enne di Acqualagna disperso dal pomeriggio di ieri. Per tutti i dettagli ci colleghiamo con Marco Lonigro, che si trova nei pressi della diga. Marco, buonasera, dunque quali sono gli aggiornamenti? Sì, buonasera Simona, siamo a pochi metri dalla diga del Furlo, dove da ieri sono in corso le ricerche del giovane 19enne scomparso, un ragazzo che secondo quanto abbiamo appreso questa mattina risiedeva a pochi chilometri di distanza dalla diga. L'allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio attorno alle 18.30 circa, quando il padre ha provato più volte a mettersi in contatto con il figlio senza però riuscirci. Al lavoro i vigili del fuoco di Pesaro insieme a quelli di Cagli sono stati allertati e sono al lavoro anche i sommozzatori specializzati. Sul posto anche il soccorso alpino e speleologico in un luogo pieno di insidie, come potete vedere dalle immagini. Ricerche anche via terra nei boschi con le squadre cinofile. All'opera anche i droni attrezzati con visori notturni a raggi infrarossi per delle ricerche che proseguiranno ovviamente anche nelle prossime ore. Dunque non si hanno notizie del 19 venne scomparso, che ha parcheggiato la sua auto nei pressi della casa del custode della diga. Alcuni testimoni affermano di aver notato l'auto in quel punto già dall'altra notte. Attualmente le indagini sono condotte dai carabinieri, che oggi hanno ascoltato anche alcuni amici del 19enne nel tentativo di ricostruire l'accaduto. È tutto, linea allo studio.
Andiamo avanti con il giornale. Al via domani notte l'azione preventiva di disinfestazione dell'intera zona mare di Pesaro, quindi tutta l'area compresa entro la statale Adriatica 16, messa in campo dal comune per evitare il diffondersi della zanzara tigre. Il trattamento adulticida e larvicida, il quarto effettuato da Aspes da inizio mese, verrà effettuato a partire dalle ore 3 e avrà un raggio di circa 300 metri dal centro di Viale Napoli, dove è stato riscontrato l'unico caso accertato di dengue, e si allungherà ai viali Trieste, Trento e Battisti e vie trasversali. Per precauzione si ricorda di tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa e di non sostare nelle aree durante il trattamento. Cambiamo argomento. Ieri è stata celebrata la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. A Pesaro l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi ha stilato un bilancio e rilanciato il tema della cultura della sicurezza. La piaga degli infortuni sul lavoro sembra segnare il passo in provincia di Pesaro Urbino, territorio dove rispetto allo stesso periodo 2023 i dati al 31 luglio scorso indicano una sostanziale parità. A livello regionale invece gli incidenti sono cresciuti dell'1%, in calo le denunce per infortuni mortali passate nel pesarese da 4 a 1. Significa che probabilmente c'è più attenzione da parte, diciamo, dei datori di lavoro, ma anche degli stessi lavoratori, perché con l'attenzione si riesce anche a diminuire questi infortuni, quindi è un bene per tutti. È vero che crescono, cioè sono diminuiti qualche infortunio, però è cresciuta qualche malattia professionale, quindi siamo parzialmente contenti, diciamo. Nel pesarese sul versante malattie professionali il periodo gennaio-luglio ha fatto registrare oltre 1000 denunce, 35 in meno rispetto al medesimo periodo del 2023. Non va altrettanto bene a livello regionale, dove le malattie professionali sono aumentate del 14%. I dati fanno riflettere soprattutto nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa a Pesaro dall'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro. La città di Pesaro, quest'anno capitale della cultura, è diventata centro della cultura della sicurezza sul lavoro. Con il sindaco di Pesaro, il dottor Biancani, gli ho proposto di fare uno studio per cercare di far sorgere l'ANMIL di Pesaro, capitale della cultura sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Adesso ci stiamo lavorando, ci stiamo studiando e vediamo se speriamo di riuscirci. Quando abbiamo presentato il dossier per candidarci come capitale italiana della cultura, la nostra intenzione non era solo promuovere la cultura in senso stretto, cioè quelli che sono i nostri spazi museali, tutte le iniziative culturali che portiamo avanti, ma invece promuovere una cultura anche della sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche il privato gioca un ruolo fondamentale nel contrasto alla piaga degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Da diversi anni la BCC di Fano, tra i principali istituti di credito del territorio, sostiene il messaggio di sensibilizzazione promosso da ANMIL Pesaro Urbino. BCC di Fano da sempre gioca un ruolo importante nella prevenzione degli infortuni, innanzitutto al suo interno, adottando tutte le precauzioni per tutti i dipendenti e i clienti che frequentano la filiale, e poi ovviamente anche con azioni concrete come quelle che abbiamo fatto negli ultimi anni, ad esempio quella dei defibrillatori, sono stati posizionati in ogni nostra filiale, quindi accessibili a tutti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è un aiuto importante, sappiamo quanto sia importante intervenire nei primi minuti. Inoltre anche il tema ESG è importante, la nostra banca ha investito su questo da molto, noi oggi mettiamo a disposizione dei nostri clienti una piattaforma CRIF, che consente ad ogni impresa di valutare il suo score ESG, e dove naturalmente il tema degli infortuni è il tema della prevenzione sugli infortuni sul lavoro, un tema fondamentale. E poi ovviamente anche nella nostra concessione del credito. È chiaro che il tema degli infortuni sul lavoro, il tema della prevenzione è un tema fondamentale che la nostra banca da sempre tiene in grande considerazione, agevolando e orientando anche le scelte dei clienti. La struttura di riabilitazione intensiva dell'ospedale di Pergola attiva un progetto per migliorare la comunicazione tra paziente e operatore. Come spiegato dal direttore generale dell'AST, Alberto Carelli, il progetto è stato concepito per fornire supporto alle persone con difficoltà comunicativo-linguistiche, in particolare pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quando la capacità di comunicare è compromessa, ad esempio a causa di un'intubazione endotracheale, ictus e barriere linguistiche,
possono sorgere difficoltà significative. La comunicazione aumentativa e alternativa si potrà avvalere di strategie compensative e strumenti cartacei e digitali, come tabelle comunicative con le lettere dell'alfabeto e strumenti tecnologici come i sintetizzatori vocali e gli ausili elettronici, utilizzo di immagini, disegni e simboli. Si tratta di un progetto in continua evoluzione, ha aggiunto il direttore del reparto Giacomo Maurizi. Le competenze specifiche di medici, infermieri, OS, logopedisti e fisioterapisti possono apportare soluzioni innovative, contribuendo alla creazione di percorsi inediti, anche personalizzati e a misura del paziente. Era stata annunciata diverse volte ai nostri microfoni la partenza di lavori e di riqualificazione della Fontana della Fortuna e nei giorni scorsi in piazza è stato allestito il cantiere per l'avvio dell'intervento che durerà per circa 6 mesi. Ce ne parla Filippo Pucci. Tanto annunciati negli anni e nei mesi precedenti, sono partiti, finalmente, se si può dire, i lavori di riqualificazione della fontana di Piazza 20 Settembre a Fano. Ormai il bene, simbolo della città, versava in un cattivo stato di conservazione, tra parti rovinate, pezzi rotti e scheggiati, perdite d'acqua e senza tralasciare l'erbaccia che campeggiava ovunque. Dalla scorsa settimana, esattamente il 10 di ottobre, la ditta appaltatrice dei lavori, nota per questo tipo di interventi, si è insediata allestendo il cantiere. Un cantiere che noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, con il quale verranno restaurati i leoni, la fontana in generale, e verrà riportato alla luce il gradino che oggi invece è coperto. E siamo dovuti intervenire su due aspetti logistici che per noi erano fondamentali. Il primo di questi era il fatto che il cantiere, secondo la precedente amministrazione, doveva partire il 15 di agosto. Bene, noi abbiamo considerato che istituire un cantiere nella piazza principale della città in pieno Ferragosto fosse un errore e abbiamo deciso concordemente con l'azienda che effettuerà i lavori di posticiparlo appunto fino alla metà di ottobre. Nel progetto originale l'accantieramento era molto rigido, c'erano delle transenne permanenti che chiudevano tutto l'accesso alla piazza, pensate perdendo addirittura 6 o 7 bancarelle durante il mercoledì e il sabato di mercato. Bene, noi abbiamo pensato di convertire queste strutture rigide e fisse in delle transenne che vengono spostate all'occorrenza per fare in modo che possa coesistere il cantiere insieme alla sicurezza e chiaramente anche agli ambulanti che lavorano durante il mercato. Il progetto è di 250.000 euro, avrà un corso lungo, dai 6 ai 9 mesi, dipende chiaramente dalla clemenza del meteo, però pensiamo di riuscire a portarlo a casa entro l'estate prossima. Il piano triennale delle opere pubbliche approvato oggi dal Consiglio regionale rappresenta l'ennesima grande delusione del centrodestra marchigiano guidato da Acquaroli. Con queste parole il consigliere del Partito Democratico Renato Claudio Minardi critica gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico e i ritardi nella realizzazione di alcune strutture come l'ospice pediatrico a Fano. Le principali criticità sono innanzitutto che il piano delle opere pubbliche viene sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale di fatto ad ottobre, a 75 giorni dalla fine dell'anno, quindi un anno che praticamente è già bruciato su se stesso, quindi il grave ritardo che l'amministrazione regionale ha nel portare all'approvazione questo atto. Ed è un atto che posticipa tutta una serie di scelte, di investimenti agli anni futuri, mettendo delle risorse che vanno ad oltre il 2026, quando non ci sarà più questa amministrazione regionale, che nel 2025 è chiamata ovviamente alle elezioni. Il tema che al di là delle scelte nel merito ci sono alcune questioni che sono in ritardo come la realizzazione dell'ospedale di Pesaro su cui ancora deve essere sottoscritto l'accordo di programma, e la realizzazione a Fano dell'ospice pediatrico su cui nel 2024 ci sono risorse zero, sono posticipate agli anni venturi, speriamo che prima o poi parta ed è un appello che facciamo perché sull'ospice pediatrico abbiamo avuto tutti grande disponibilità e grande
grande sensibilità affinché fosse realizzato nel più breve tempo possibile, ma di tempo ne è stato perso fin troppo. L'altro tema su cui vediamo molte criticità è il dissesto idrogeologico, ovvero noi dobbiamo abituarci al fatto che i cambiamenti climatici stanno completamente cambiando il pianeta e il nostro paese è particolarmente esposto, visto che è circondato dai mari, da eventi climatici estremi, e questo comporta che serva una manutenzione e investimenti importanti soprattutto sulle aste fluviali, sui fiumi, sui torrenti, per evitare poi che ciò che non è investito ora per fare delle manutenzioni fatte bene, anche straordinarie, sia pagato 10 volte tanto, magari anche con la perdita di vite umane, come è accaduto anche nel 2022. Quindi maggiore attenzione al dissesto idrogeologico, oltre che agli investimenti, perché se parliamo di 700 milioni di investimenti, e questi 700 milioni di investimenti, circa la metà sono posticipati ad oltre il 2026, quando sappiamo che questa amministrazione non sarà più in carica. E sull'hospice pediatrico oggi è intervenuto anche il consigliere del Movimento 5 Stelle di Fano, Francesco Pannaroni, che mediante un'interrogazione chiede al sindaco e alla giunta Ser Filippi a che punto è l'iter per la variante urbanistica. Sentiamo. Ho protocollato in consiglio comunale l'interrogazione sull'hospice pediatrico a Fano perché, a seguito di un'interrogazione discussa in consiglio regionale dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri, l'assessore ha risposto in maniera abbastanza evasiva. Ha tranquillizzato a parole, ha detto che è partita la procedura per la progettazione per l'affidamento della gara d'appalto e ha detto che sarebbe partita nelle prossime settimane, già sono passati un paio di mesi. Ma questo è un argomento regionale e appunto lo curerà per noi del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. In Consiglio Comunale invece vogliamo approfondire la questione che è stata posta sulla stampa, sempre dall'assessore Baldelli, ovvero dove affermava che occorre una variante urbanistica per poter iniziare i lavori e la progettazione di questo hospice pediatrico. Ho appurato che questa cosa è sicuramente vera, perché in questo momento l'ospedaletto risulta come zona residenziale, perché a suo tempo era stata fatta una precedente variante opposta. Per cui questa interrogazione, dato che il centrodestra e anche il sindaco Ser Filippi in campagna elettorale si sono molto spesi sull'hospice pediatrico, e dato che questa battaglia è sempre stata una battaglia che è stata portata avanti da tutti i cittadini fanesi, in seguito anche all'impegno della Fondazione Maruzza, e noi come Movimento 5 Stelle ne abbiamo parlato sia in Consiglio Comunale che in Consiglio Regionale, appunto con Marta Ruggeri, io voglio sapere dal sindaco a che punto è l'iter per questa variante, perché se questa variante non viene effettuata, tutta l'iter burocratico per l'hospice pediatrico a Fano non può assolutamente partire. Per cui fino adesso sono state delle belle parole, sono state delle promesse, però di fatto ancora non è stato fatto niente. È vero che sono stati inseriti questi soldi nel piano triennale delle spese della Regione Marche e su questo, ripeto, vigilerà la Ruggeri. Noi in Consiglio Comunale vogliamo sapere se questa variante è nell'orizzonte di quelle che sono le prossime iniziative, perché senza questa non si può realizzare niente. Poi magari in futuro si potrebbe parlare anche di una RSA pediatrica, ma questo è un altro discorso. Intanto è fondamentale sapere in Consiglio Comunale se la variante è stata effettuata. E allo stesso modo queste attenzioni verranno portate avanti in Consiglio Regionale da Marta Ruggeri. Il Comune di Fano è già al lavoro per le iniziative natalizie. Come lo scorso anno, si rinnova l'appello alla città per la donazione di un abete da posizionare in piazza. Terminati gli eventi estivi, si guarda già al Natale. Anche quest'anno l'intenzione è quella di abbellire Piazza 20 Settembre con un abete. Gli anni scorsi veniva donato dalle famiglie del territorio. Continuerete su questa linea? Sì, il Comune di Fano continuerà su questa linea. Infatti sto facendo un appello tutti i proprietari di un abete rosso, un abete normagnana, presente nel proprio giardino, che fanno parte del comune di Fano, ma anche dei comuni limitrofi. Questa pianta che vi sto chiedendo di donare al comune, a titolo totalmente gratuito, non è una pianta protetta, anzi, deve essere una pianta che volete abbattere, una pianta che è pericolosa per le persone, per le cose, per i manufatti. Naturalmente, ricordo che il lavoro è tutto gratuito e che potete mandare un messaggio solo su WhatsApp al numero che vedete sotto impressione e con una bellissima foto della pianta.
Ora spazio allo sport con il felice debutto casalingo della Smart System Excellence Hotels che dopo una partenza preoccupante è salita di rendimento e ha piegato Macerata. Prestazione in chiaroscuro invece della Carpegna Prosciutto Arieti dove è stata costretta alla resa dopo una gara in seguimento. Altro pareggio per la Vis contro il Pineto, ha festeggiato il Fano Calcio al Mancini, primo punto per l'Alma che però resta ultima. Sentiamo il servizio che è stato curato da Andrea Maduzzi. Buona è la prima in casa della Smart System Essence Hotels che fa sua la sfida tutta marchigiana con Macerata nella cornice entusiasta del Palace Allende. Ci è voluto un set perché la squadra di Mastrangelo si calasse in partita, quello in cui, dopo un avvio promettente, i virtusini si sono completamente disuniti, andando a sbattere contro il muro degli ospiti che poi, anche nel secondo parziale, quando i padroni di casa hanno acquisito un po' di continuità in più, hanno comunque mostrato una quadratura che ha permesso anche di rimediare parzialmente al deficit nel ruolo di opposto, dove con il titolare Andrić fuori per infortunio, l'ex Ferri, all'altezza nel set d'apertura ma poi costretto ad uscire, Cavasin e Ichino, sono stati alternati senza grandi risultati. Se avesse trasformato il set point a disposizione, la banca Macerata Physiomed avrebbe però probabilmente messo in serie guai la Smart System Essence Hotels, ma è stata invece Fano, con l'ace di un Roberti trascinatore, a rimettere la gara in equilibrio, prendendo quello slancio che ha poi consentito di comandare anche nel terzo set e di spegnere definitivamente gli avversari nel quarto. In una partita che ha peraltro evidenziato tutto il lavoro che resta da fare, cominciando con il contingentare i troppi errori, da segnalare l'incisività di Merlo e i segnali che sono arrivati strada facendo da Marx dopo due set da incubo. Dopo la partita di Ravenna, dove comunque secondo me abbiamo lottato, combattuto, ci siamo detti che in casa, nel nostro fortino ovviamente, ci voleva una svolta, bisognava cominciare a vincere, a portare un po' di punti e oggi abbiamo giocato molto bene dal secondo set, molto più ordinati rispetto al primo set dove abbiamo chiuso un po' i colpi, eravamo un po' prevedibili e il loro muro si è fatto sentire. Altra partita estenuante per la Mega Box Vallefoglia, che però stavolta può sorridere dopo quasi tre ore di lotta. L'è fatta sul traguardo a Firenze. La squadra di Pistola gestisce con più lucidità il secondo tie-break consecutivo, festeggiando così a Perugia il primo successo in questo campionato di A1. Decisiva la manciata di set point annullati alle Umbre nel terzo set, come ovviamente la palla match cancellata nel quinto. Prova a stare incollata all'avversario fino all'ultimo, ma non riesce a piazzare il colpo di reni la Carpegna Prosciutto, che chiude con una sconfitta a Rieti, una settimana scandita dalle dimissioni di Pino Sacripanti. La performance personale di Ahmad non basta alla squadra affidata per il momento al vice Vaglioni, che a tratti esibisce un King adeguato, ma che ha poco dagli italiani e in particolare da Imbro. Adesso pallino in mano alla società, che dopo aver investito Matteo Maggi del ruolo di general manager, dovrà trarre il dado sulla guida tecnica di una squadra che nella doppia veste di coach e DS proprio Sacripanti aveva costruito. Ancora un 1-1 per la Vispesaro, che a Sestri Levante si era fatta riprendere e che invece Albenelli deve mettersi alla caccia di un Pineto, lanciato dalla punizione gol di Bruzzaniti. E Orellana, con una esecuzione altrettanto apprezzabile, ad evitare che la partita prenda una brutta piega, ma poi, nel corso di una sfida che nel secondo tempo offre poco, troppo timidi i tentativi della squadra dello squalificato Stellone di tornare alla vittoria. Lo sbarco del Fano Calcio al Mancini coincide invece con la seconda affermazione di fila della neonata squadra allenata da Spendolini nel campionato di terza categoria. Tribuna affollata per il match con il Babucce che Danzi e Palazzi risolvono nella ripresa. In eccellenza muove la classifica l'alma del presidente Guida, che a Fermignano si illude con Malci, suo il primo gol stagionale, ma poi viene riacciuffata nel finale da un Atletico Mariner, che lascia così l'avversario all'ultimo posto. Altro acuto invece dell'Urbania, che è la meglio sul Monte Granaro grazie al guizzo di Sarli, e si sistema a ridosso delle prime, mentre l'Urbino deve inchinarsi alla rivelazione Chiesa Nuova. Inutile il gol di Montesi, in una gara che i padroni di casa hanno blindato nel primo tempo. Nello stesso campionato avanza anche il Montecchio Gallo, vittorioso per 3-2 sul Fabriano Cerreto. Risalendo infine alla Serie D, sorprende ancora il Fossombrone, che anche a Civitanova mostra idee chiarissime, temperamento e anche grande efficacia. Il 3-0 ispirato da Casolla e definito nella finale conferma la squadra di Fucili alle spalle della capoclassifica Chieti. Ancora sport, è stato Andrea Barcelli a vincere la 12ª edizione del Giro dei Tre Colli, la gara podistica di 12,3 km che si è svolta ieri domenica a Calcinelli di Colli al Metauro, prima tra le donne invece Luan Leardini. È
siamo arrivati alla 12ª edizione del Giro dei Tre Colli. Quest'anno siamo arrivati con circa 150 competitivi, più di 50 camminatori, poi tutti i ragazzi che hanno partecipato alle gare giovanili, quindi dai, siamo soddisfatti di questi numeri. Ragazzi e bambini anche? Sì, ragazzi e bambini da 0 a 17 anni, divisi per fasce d'età, hanno corso per i loro percorsi. Da 250 metri, 500 fino a 2 km e 5 km per gli allievi. E tanta la soddisfazione anche nel vedere partecipare diversi team da vari comuni. Sì, abbiamo la partecipazione di diversi team dei comuni della provincia, ma anche fuori provincia, fuori regione, quindi sì, dai, siamo soddisfatti di questa partecipazione amplificata rispetto al territorio qui nei nostri dintorni. Beh, devo dire un'organizzazione eccellente e tante collaborazioni importanti. Sì, dai, l'organizzazione è faticosa perché dai, partiamo da diversi mesi prima, però abbiamo l'appoggio di tante associazioni del territorio, a cominciare dall'amministrazione comunale e la polizia locale che ci dà un gran supporto, poi abbiamo i carabinieri in congedo, le guardie ambientali, l'Avis che ci aiuta sia per le premiazioni che durante lungo il percorso. Poi abbiamo la Proloco di Strungarina che ci aiuta con i pastaparti e poi tutti i nostri associati che ci danno una mano. Ecco, a tale proposito ci sono i punti di ristoro dove tutti i partecipanti, quelli insomma che hanno partecipato a livello agonistico e non, possono rifocillarsi. Sì, abbiamo due punti di ristoro lungo il percorso che trovano gli atleti, poi abbiamo il ristoro all'arrivo con tutti i dolci, i salati e le bevande, più il pastaparti organizzato da Proloco di Strungarina. Andrea Barcelli per una foglia di successo, un braccio al cielo per Andrea Barcelli. Il primo classificato, siamo proprio con Andrea, tu di quale team fai parte? Castel San Pietro, una squadra di Bologna. Allora, da quanti anni ti alleni? Beh, ormai sono quasi 15 anni. Com'è stato questo percorso? Bello, bello impegnativo come tutti gli anni, però è molto bello, proprio perché è impegnativo, ecco. Qual è il tempo con cui ti sei classificato? 43-20 secondi, 15 secondi mi pare. Ti aspettavi il podio? No, fino all'ultimo non lo sai mai, poi dopo quando sei agli ultimi passaggi, gli ultimi chilometri, diciamo, ti rendi conto di essere primo, ecco. La numero uno delle quote rosa che insomma porta alta la bandiera di tutte le donne che hanno partecipato, com'è stato questo percorso? Il percorso è stato impegnativo ma molto bello. E so che qua nel Pesarese, a Calcinelli, c'è sempre un percorso che allena, è allenante. E nonostante ieri ho gareggiato, ho detto bisogna farla anche oggi. Ed è stata una bellissima vittoria. Viene premiata la tenacia oltre che il tuo impegno. Di quale team fai parte? Sono parte del team Dinamo di Rimini, Bellaria e Gia Marina. E oggi penso di essere l'unica perché ci sono altre gare in regione. Da quanto tempo corri? Ero una bambina, sono quasi 30 anni che corro. Che bello, a chi dedichiamo questa vittoria? Alla mia famiglia, perché i miei sacrifici comunque comportano anche a loro delle modifiche nella giornata, nella vita quotidiana. Grazie. Ed ora apriamo l'album di famiglia, l'album di Fano TV, per fare gli auguri a Quinto May e a Teresa Pedana che oggi festeggiano 70 anni di matrimonio, nozze di titanio per questa coppia residente nel comune di Fossombrone. Dunque auguri da parte di tutti i familiari e dalla nostra redazione. Tra poco, dopo le previsioni del tempo, trasmetteremo lo speciale dedicato proprio al Giro dei Tre Colli e poi la replica della puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che è stato nei nostri studi. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la nostra rassegna stampa. Buona serata.